Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Allora, torniamo finalmente a girare un video su questo canale. Scusate che sono stata assente durante tutto questo mese, ma purtroppo ho avuto un bruttissimo malanno. Sono stata davvero tanto, tanto, tanto male con l'influenza. Ho avuto febbre a più riprese, tosse, raffreddori, cali di voce e quant'altro. Quindi era assolutamente impossibile per me girare video sul canale. Quindi ho dovuto aspettare di riprendermi un po', adesso va un pochino meglio, quindi sicuramente adesso torneremo a postare su YouTube con regolarità, ossia con il solito video a settimana. È una promessa, ve lo giuro, spero appunto di stare meglio, di non avere più ricadute perché è stato veramente un bruttissimo periodo. Allora, quindi per riprendere con il canale, io direi di andare con gli ultimi acquisti. Quindi oggi vi porto un videobook haul. Facciamola partire la sigla e ci vediamo subito dopo. Allora, eccoci qui. E iniziamo con questo book haul. Allora, una piccola premessa. Quest'anno ho deciso che avrei comprato molto, molto, molto meno. Perché questo? Perché ho veramente tantissimi libri da leggere già a disposizione a casa, quindi è assolutamente necessario che io smaltisca prima di comprare il resto, un po' appunto anche per risparmiare, perché insomma avendo appunto tanto da leggere, frequentando la biblioteca e avendo anche un discreto numero di libri sul Kindle da recuperare, è il caso di fermarsi e smaltire. Oltretutto ho pure promesso a me stessa che non avrei comprato assolutamente nulla fino a maggio. Gli ultimi acquisti che ho fatto, che vi faccio vedere, risalgono ai primi di gennaio e vi faccio vedere questi e un pochino di regali e quant'altro, quindi andiamo un po' indietro nel tempo a Natale. Il primo libro di cui adesso andiamo a parlare è questo, un ciclo di 5 romanzi, I Melrose. Come vedete qui c'è Benedict Cumberbatch perché da questo libro è stata tratta una serie. Io ancora non ho visto la serie perché volevo appunto recuperare prima i romanzi che compongono questo ciclo. Si tratta infatti di 5 romanzi raccolti in un unico volumone, abbastanza consistente insomma, e raccontano appunto la vita di questo personaggio. Una vita molto travagliata perché abbiamo a che fare con un personaggio che ha una forte tensione verso la morte. È un tossicodipendente, è una persona annebbiata dai fumi di alcol e droghe e quant'altro prende, e però ha una visione molto caustica e molto 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 sincera di quello che accade nella sua vita. Lui fa parte di una famiglia aristocratica. E il ciclo che compone questo testo lo ritrae a partire dalla sua infanzia, un'infanzia dominata da questa figura di padre, David, che in un qualche modo smorza tutto il suo entusiasmo, i suoi sogni, i suoi desideri. È una figura tirannica nella vita del nostro protagonista. Poi più avanti lo ritroveremo giovane, all'età di 20 anni, in cui vaga per questa New York. E da tossicomane, qual è diventato e quant'altro, e quindi c'è proprio una forte e profonda riflessione su quello che è appunto la tensione verso la morte. È un romanzo che si preannuncia molto caustico, molto, ci sarà sicuramente del sarcasmo abbastanza macabro, e non vedo l'ora perché mi ispira tantissimo e ne ho sentito davvero parlare benissimo da chiunque, quindi è tempo di recuperarlo. Il secondo testo di cui vado a parlarvi è un altro regalo che ho ricevuto a Natale da parte dei miei genitori e sono stata no esaltata di più, ma proprio di più, di più, di più, di più, perché io lo desideravo proprio in una maniera che veniva proprio dal profondo del cuore. Sto parlando di questa edizione dell'Assassino del Commentatore di Murakami, del nostro amato e grandissimo Haruki Murakami. Si tratta dell'edizione che raccoglie 2 volumi che sono usciti in questa edizione comunque rigida, che compongono appunto questa nuova opera, e soprattutto è un'edizione illustrata. Infatti adesso vi faccio vedere qualcosa. Ci sono questi disegni fatti con 2 toni principali, il rosso, il grigio e il bianco, ma sono veramente eccezionali. Quindi ci sono proprio queste parti grafiche molto molto carine, vedete? Sono proprio dei progetti grafici più che proprio vere e proprie illustrazioni. C'è scritto che è un'edizione integrale, è anche limitata, quindi non so per quanto sarà ancora disponibile.
Qui abbiamo appunto le istruzioni di Noma Bar e la traduzione era sempre della stessa, ossia di Antonietta Pastore. Insomma, è un oggetto proprio da collezionismo e questo sicuramente lo leggerò molto più in là perché ho già dato quest'anno con Murakami, cerco di leggere un Murakami all'anno e quest'anno ho iniziato con Dance, 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 che è stato proprio il primo libro che ho letto, quindi sicuramente questo lo lasceremo per un po' più in là. Allora, il terzo testo di cui adesso andiamo a parlare è di uno dei miei autori preferiti, di cui vi ho parlato in lungo e largo, ma che fortunatamente ha ancora un vasto catalogo che io posso recuperare. Sto parlando della Controvita di Philip Roth. Allora, a me queste edizioni piacciono tantissimo, infatti sto cercando di accumularle perché hanno tutti i costumi uguali, anche se io ho i vecchi tascabili pure, cioè ce ne sono in varissime edizioni Roth, perché come mi capita in qualsiasi edizione lo compro per forza, non posso stare ad aspettare di avere tutte le stesse edizioni perché è uno scrittore straordinario, quindi cioè, non devo dirvelo io, insomma. Qui torna la mitica figura di Nathan Zuckerman, che altri non è che l'alter ego del nostro Philip Roth, ed è colui che tiene uniti i fili di narrazione come al suo solito. È il suo punto di vista a fare da collante fra le azioni del libro. In questo caso anche qui ritornano i topos classici della letteratura di Roth, quindi c'è un ampio spazio alla sessualità, si ragiona tanto di identità, si parla del mestiere di scrivere, insomma, come al solito Roth trascina tutta la sua poetica e lo fa attraverso una lente di ingrandimento che è sicuramente centrale nella sua narrativa, ossia quello dell'essere ebrei, come tutte queste particolarità, come l'identità di Roth e dei suoi protagonisti si ridefinisca attraverso la lente di ingrandimento dell'essere degli ebrei. Questo è stato definito un buon libro per entrare in sintonia con Roth perché racconta molte delle sue ossessioni, dei suoi topos centrali. Io di Zuckerman non ho letto ancora niente del ciclo proprio dedicato a lui, ho letto però La macchia umana dove c'è il suo punto di vista. Passiamo alla prossima lettura. Qui rimaniamo sempre con Le Naudi, quindi la mia casa editrice preferita, e andiamo proprio ad un caposaldo del genere. Sto parlando di Lonesome Dove di Larry McMurtry. Allora, questo è un caposaldo della letteratura western, è il primo volume di una trilogia, se non sbaglio, e appunto si evince benissimo dalla copertina. Perché appunto mi si illuminano gli occhi quando parliamo di letteratura western? Mi si illuminano gli occhi perché eventualmente è proprio automatico che io pensi al mio grandissimo amore che è Cormac McCarthy. Quindi qui ci sono proprio, secondo me sarà uno dei miei testi preferiti nel momento in cui lo leggerò. Penso di leggerlo quest'anno perché mi ispira veramente tantissimo. Non vedo l'ora adesso che l'ho trovato in questa edizione Tascabile perché fino a poco tempo fa usciva solo in rigida e non si trovava, invece adesso ho trovato questa edizione. Quando l'ho vista in libreria da Mondadori sono stata proprio di una contentezza unica, ragazzi miei, proprio una soddisfazione di quelle che attendevo proprio da tanto tempo. Allora, qui la storia è ambientata in un fazzoletto di territorio che si estende fra il Messico e il Texas, proprio come le migliori narrazioni di McCarthy. Abbiamo due protagonisti e la guerra civile è passata da tanto. Sono dei ranger, addestrano un pochino i loro sottoposti, si parla di bevute, di giocare a carte, una vita sostanzialmente tranquilla, finché nelle loro vite non tornerà un ex compagno di armi, un compagno d'armi molto seducente e molto scapestrato che li trascinerà alla ricerca di una nuova avventura. Un'avventura che sarà quella di fondare un ranch oltre lo Yellowstone. Quindi loro due partiranno e ovviamente in questa partenza di questi tre personaggi si aggregheranno delle figure che fanno parte della terra western. Ci saranno i cowboy, ci saranno i rangers, i trapper, un folto e nutrito gruppo di prostitute e quant'altro. Sicuramente sarà uno di quei testi che io amo follemente perché mi ricordano, anche solo per il ricordo della trilogia della frontiera, non si può non amare testi del genere, cioè per me è veramente
un tipo di letteratura che io veramente non avrei mai scommesso un centesimo che potesse piacermi, ma McCarthy mi ha fatto totalmente innamorare di questo genere. Allora, in questo caso invece vi porto un libro che non è di narrativa, ma è di saggistica. Più o meno, sto parlando di David Foster Wallace con una cosa divertente che non farò mai più. Allora, in questo caso io adoro anche questa edizione, a me piacciono tantissimo le edizioni della Minimum Fax Nuove con questa lineetta, che è una semplice lineetta, ma per me è una cosa eccezionale, e sono bellissime perché sono tipo liscine. A me la carta di queste copertine mi piace davvero tantissimo. Allora, qui abbiamo il nostro David Foster Wallace che viene scritturato dall'Harper's, che è una rivista, per andare a fare un articolo su un enami da crociera extrarusso che si trova nei Caraibi, che fa il giro appunto delle isole caraibiche. Quindi David Foster Wallace parte da un articolo e in realtà poi scrive un testo perché sarà un reportage narrativo, perché c'è davvero tanto. Quindi è uno dei testi che viene considerato capisaldi dell'umorismo postmoderno e è anche una feroce critica e satira di che cos'è il divertimento di massa negli Stati Uniti. Adesso vi parlo di tre graphic novel. Sto parlando di romanzo esplicito di fumetti brutti. Ne abbiamo già parlato tanto di lei sul canale. Io adoro follemente Josephine Iore Signorelli. L'adoro, la seguo tantissimo sui social e non vedo l'ora di leggere il suo primo romanzo grafico, insomma, sostanzialmente. Romanzo esplicito è la storia della sua adolescenza, di un amore che l'ha segnata profondamente, che poi l'ha portata ad iscriversi all'università a Bologna. Io adoro moltissimo il suo approccio alla sessualità, come lei racconta il sesso, la sessualità, i sentimenti, quindi lo fa spesso tutti i giorni con una sequenza di vignette sopra Instagram e voglio leggerla però in questa forma. È uscito già il suo secondo testo che è P, la mia adolescenza trans, ma io ho deciso di recuperare questo per primo. Me l'hanno regalato a Natale anche questo. Non vedo l'ora di leggerlo assolutamente. Poi vi parlo di due testi che invece ho recuperato a più libri più liberi. Sto parlando di due graphic novel della Bao. Due graphic novel che sono contentissima di avere per tanti motivi. Innanzitutto perché mi sono state entrambe autografate dagli autori, quindi gioia e giubilo. E in questo caso vi parlo di due autori, anzi di tre autori. Sto parlando di Daniel Quager con Mercedes. E qui vi faccio vedere, se non l'avevo già fatta vedere, non mi ricordo, però ve la faccio rivedere, della mia Mercedes con la copertina che ho a freddo. E quindi abbiamo Mercedes e poi c'è Il porto proibito di Teresa Radice e Stefano Turconi, che sono ovviamente una coppia della vita, una coppia del lavoro, chi si occupa della parte della storyline e chi si occupa della parte grafica. E qui abbiamo Abel, che è un giovane ragazzo, siamo nel 1807, che viene recuperato su una nave di sua maestà. È un naufrago, quindi, che ricorda però soltanto il suo nome, non sa niente di chi è, di chi non è, di cosa è successo prima e cosa è successo dopo. E sostanzialmente a un certo punto tornerà sulla terraferma e alloggerà nella locanda delle figlie del capitano. Da lì in poi sarà tutta una riscoperta delle sue origini, di chi è, e verrà a conoscenza di qualcosa di molto 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 inquietante su se stesso. Io non ho ancora letto niente di Turcone e Radici, mi vergogno profondamente, ma eccoci, adesso posso iniziare. Vi faccio vedere anche qui il disegno che mi è stato fatto. Lo trovo subito. Ok. Bellissimo. Invece per quanto riguarda Daniel Quaglio, io adoro follemente Daniel. È stata un'esperienza parlare con lui, è stato proprio bellissimo, ero super emozionatissima, non so, cioè ero veramente fuori di me, la mia amica, c'erano Elena del canale Elena in Bookland che ci ha fatto una foto, mi ha visto totalmente in difficoltà perché ero totalmente paralizzata dall'emozione di parlare con lui. Qui abbiamo un tratto completamente diverso con dei colori molto forti e a me piace davvero tantissimo il tratto di Daniel. E Mercedes però è il primo suo testo che leggo perché io l'ho scoperto su Twitter. E è stata veramente un'esperienza interessante. Io questo già l'ho letto, ve lo dico adesso, ne parleremo forse nel prossimo wrap up.
E è stata una lettura davvero molto bella perché abbiamo questa nostra protagonista che è Mercedes, che è una donna potente di altissimo livello, con una personalità molto forte e debordante, che a un certo punto di questa storia, come antefatto all'inizio, sostanzialmente perde di botto tutto il suo potere. È un potere che però lei ha usato molto 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 male, infatti ha sfruttato e ha approfittato della sua posizione di potere. E è stata appoggiata da questo sistema politico abbastanza tirannico. È una storia che fa riferimento ai cambiamenti climatici, a quello che è il nostro abuso che sta portando la Terra a un grado di devastazione da cui sarà difficile riprendersi se non cominciamo a fare qualcosa di concreto già da adesso, perché è molto difficile sensibilizzare le persone su questo tema, a quanto pare, anche se riguarda la salvezza di tutti. Il testo è veramente molto 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 potente, ti entra dentro perché c'è la chiave umoristica che sicuramente è in grado di scatenarti delle risate, però ci sono delle riflessioni in certi momenti che sono molto brutali e Daniele è stato davvero bravissimo nel renderle. Mi è piaciuto davvero davvero tanto. Un altro testo che mi incuriosiva veramente proprio tanto 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 e che fa parte di una casa editrice che io adoro perché si tratta della Black Coffee, è questa casa editrice che sostanzialmente fa solo letteratura americana appena uscita, recente, o comunque letteratura americana molto particolare. Sto parlando di Lions di Bonnie Nazam. Allora, Lyons è una città che nel progetto di chi l'aveva sviluppata doveva essere il crocevia commerciale di questa zona, ma a un certo punto invece lo zuccherificio che è lì, dava vita e lavoro a tutto quanto, fallisce, le attività rimangono proprio ridotte all'osso e quindi qua c'è tutta la riflessione sul fatto che la tensione delle persone a volersene andare da dove sono nate, ma comunque a sentirsi interiormente e profondamente legate alle proprie radici. Quindi c'è questa continua tensione. Qui abbiamo due protagonisti, lei e Gordon, che hanno 17 anni e progettano di andarsene da Lyons, perché Lyons è sostanzialmente una città abbandonata a se stessa. Questo progetto però subisce una battuta d'arresto quando il padre di Gordon sostanzialmente muore. Muore e gli lascia in eredità l'officina. Quindi ad un certo punto Gordon deciderà di rimanere a Lyons, di non muoversi e quindi ci sarà tutta questa tensione tra volersene andare e il bisogno di restare. Sono molto 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 curiosa, non vedo l'ora di leggerlo, anche perché voglio quest'anno, dopo che sarà passato il momento in cui ho deciso di non comprare libri, ricordiamoci, durerà fino a maggio, voglio recuperare altri testi di questa casa editrice, perché sicuramente mi interessa, la mia letteratura americana piace tantissimo. Allora, al finale di questo video, infatti questi sono gli ultimi testi che vi faccio vedere, lascio una chicca, una piccola molto particolare. Ho deciso di comprarlo perché avevo dei buoni sconto della Vodafone presso la Mondadori e sinceramente non avrei mai speso quei soldi in un'altra situazione, nel senso che non, questi soldi voglio, ho sempre rimandato questa spesa in realtà. Sto parlando della biblioteca di Hogwarts della Rowling e quindi qui abbiamo tre libri che voi conoscete bene ma che io, pur essendo una Potterhead sfegatata nella mia vita, non ho mai recuperato perché li volevo in quelle bellissime edizioni, ma non si trovano. Sto parlando quindi delle Fiabe di Beelzebub, del Quidditch attraverso i secoli, e di Animali Fantastici, dove trovarli nel nostro Newt Scamander. In questo cofanetto sono tutti della stessa altezza, sono bellissimi, in libreria fanno veramente una bellissima figura. E era tempo che li avessi perché c'è, cioè, dai, una Potterhead che non ha letto questi testi, è una roba imbarazzante, bisognava recuperare questa lacuna assolutamente. E ringraziamo la Vodafone per avermi dato questo buono da Mondadori. Allora, per quanto riguarda oggi abbiamo finito, vi ringrazio per essere stati insieme a me, fatemi sapere quali sono stati gli ultimi vostri acquisti e vi ringrazio per stare insieme a me, vi prometto che da oggi in poi la programmazione tornerà ad essere regolare. A meno che proprio non c'era qualche apocalisse, visto il periodo in cui siamo, purtroppo c'è questo pericolo, però insomma, promesso, promesso, giuro, giuro, giuro. Vi ringrazio, vi do un grosso bacio e ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao!